E ci colleghiamo appunto con Roma, dove la nostra Mary è con una famiglia che sta per essere sfrattata, dico bene? Sì, eccomi Claudio. Non è giusto, è una vergogna, da anni che abitiamo qui, da anni! Che succede, Mary? Non è giusto! Signora, Non è giusto! Signora, si calmi un attimo, noi capiamo il suo disagio, però ci può dire esattamente chi è che la sta cacciando? Per comune. Nel senso che è una casa popolare, gli enti? No, è in buco. Sì, ok, la casa è piccola. Sì, no, è che è proprio una buca, vede, questa qua, che praticamente a Roma non hanno mai coperta, e quindi mo ci abitiamo, vede, là c'è mio marito. Ah, oh, devo coprire! Scusa, Mary, se abbiamo capito bene, la signora sì. Abita in una buca? Sì, no, perché prima era di una ventina di metri quadrati, poi che varie amministrazioni, tipo con Vertroni ci abbiamo fatto il bagno, guarda il bagno, eccolo. Poi con Alemanno ci abbiamo fatto il soggiorno, il tavolo e tutto, e poi con coso là, come si chiamava? Con Marino ci abbiamo fatto la cucina, sì. E ora la Raggi vi vuole sfrattare, cioè vuole chiudere le buche? Dico sì, bene. Dice che è una vergogna, che comunque la buca è diventata troppo grande. Però secondo me comunque non coprono mai, eh. Cioè secondo me sto giro ci vamo pure alla stanza per pupo. Scusi, invece, e se la dovessero ricoprire, voi cosa fate? Andate in mezzo a una strada? Già ci siamo in mezzo a una strada praticamente. Però comunque avevamo già visto, o dico a chi interessa, una casa a Torpignattara che sta un po' in periferia, ma è molto grande, una buca, se ti interessa pure a te, e chiamatemi, insomma, che fa male a secca. Va bene, da Roma è tutto, Claudio, ti ripasso la linea, grazie. Grazie Mary, attenta alle buche quando rientri, mi raccomando.